Amici di Battista 70 Phone, oggi vi propongo un confronto tra due pesi massimi della telefonia. Parliamo di iPhone 6S Plus e di Samsung Galaxy S6 Edge, sempre in versione Plus. Abbiamo un display da 5 pollici e mezzo per quanto riguarda iPhone e da 5 pollici e 7 per Samsung, Full HD Apple, Quad HD Samsung. Risoluzione 401 ppi per Apple e 518 per Edge. Nonostante le dimensioni del display, il pollicciaggio sia a favore di Samsung, le dimensioni sono invece più ampie per quanto riguarda iPhone, ma si fa anche presto a capirlo dato che abbiamo ancora delle cornici piuttosto importanti. Magari nella versione 7 prenderanno finalmente la decisione di ridurre un po' tutto questo spazio. Dimensioni: abbiamo 158,2 di altezza per iPhone contro 154 dell'Edge, 77,9 di larghezza iPhone, 75,8 Edge. Per quanto riguarda lo spessore, qui è dove c'è il minor gap, 7,3 per iPhone e 6,9 per Edge. Dove c'è grossa differenza è il peso. Abbiamo ben 192 grammi per l'iPhone contro 153 grammi per l'S6 Edge. E devo dire che si sentono tutti in mano. Dimensioni piuttosto, cioè insomma un peso piuttosto importante associato a delle dimensioni non indifferenti. Devo dire che si sentono tutti. Non stiamo a fare confronti sui processori perché hanno anche sistemi operativi diversi, per cui non ha senso. Diciamo che qui c'è un dual core, qui c'è un quad core, 2 giga di RAM contro 4 giga di RAM. Però poi girano bene entrambi e sappiamo bene che è anche un discorso di differenza di filosofia nei due sistemi operativi, e anche perché Apple, diciamo tra virgolette, ha la fortuna di poter sviluppare il software appositamente per le proprie macchine, quindi software ed hardware vanno di pari passo. Samsung lavora molto bene sul software, ma deve comunque appoggiarsi a Android, che comunque è una multipiattaforma, quindi le differenze vengono anche qua, i discorsi che sentiamo fare: ma come uno con dual core gira meglio di un quad core? Il discorso è questo: è una migliore ottimizzazione consentita dal fatto di poter abbinare le due cose. Sono entrambi LTE, dotati entrambi di nano SIM, memoria non espandibile per entrambi. Abbiamo una batteria da 2750 mAh per l'iPhone e da 3000 per Samsung. Nonostante questa differenza a favore del Samsung, l'autonomia di iPhone è migliore. E qui c'è anche da fare un altro distinguo, scusate se apro qualche parentesi, però è utile farla. Per quanto riguarda iPhone, se andate a pensarci, la versione normale da 4,7 ha una batteria da 1715, se non ricordo male, qui 2750, sono 1000 mAh di differenza, e in effetti la differenza è importante anche in termini di autonomia. Per quanto riguarda Samsung, si passa da un 2006 dell'Edge a un 3000 del Edge Plus, parliamo in italiano, passando da un display da 5,1 a 5,7. In termine pratico vi dico che il guadagno di autonomia non è così ampio come per quanto riguarda iPhone. Stiamo parlando, voi direte grazie al cavolo, in effetti ci sta, però parliamo di circa un 15% rispetto all'Edge normale, quindi se avete qualche dubbio tra i due, tenete conto che bene o male la differenza di autonomia su una giornata di 10 ore potreste avere un'ora in più sull'Edge Plus, un'ora e mezza in più. Fa miracoli, e devo dire che in ambito pratico la batteria di iPhone tende a durare di più. Anche qui un discorso va fatto sui diversi sistemi operativi, su un multitasking diciamo più vero, se così vogliamo dire, per quanto riguarda Android. Poi anche il fatto che comunque ci sono tanti servizi di Google che si attivano spesso, cosa che non succede con Apple. Diciamo che Apple, a parità di batteria o anche con batteria inferiore, tende ad avere un'autonomia maggiore. Poi, altra differenza: le fotocamere frontali entrambe da 5 megapixel, la posteriore per entrambi è stabilizzata, 12 megapixel per iPhone e 16 megapixel per Samsung. Sto caricando, quando avrò finito il video, l'avrete già visto, un confronto fotografico e video, e devo dire che stabilità dei video a parte, per il resto vince l'S6 Edge. Poi comunque lo vedrete con i vostri occhi, io non sono fanboy né di una casa né dell'altra, per cui vi dico sinceramente quello che ho riscontrato.
Ok, dai, direi che tutto quello che c'era da dire l'abbiamo detto. Sono dotati entrambi di NFC, Apple Pay, Samsung Pay, però qui l'NFC lo possiamo utilizzare su Samsung anche per altre cose, invece per quanto riguarda iPhone è legato solo a quello. Piccolo appunto, sull'S6 Edge Plus hanno tolto, non ho capito il perché, l'infrared. Lo spazio c'era, ma non ho capito come mai sia stata fatta questa scelta. Ok, dopo 5 minuti di chiacchiere passiamo ad accendere i due terminali, entrambi, scusate, qui ho schiacciato una volta di troppo, perfetto, mettiti dritto, grazie. Entrambi dotati di Touch ID e devo dire che funzionano entrambi molto molto bene. Li ho messi con la luminosità al massimo per tentare di avere un confronto pari. Non so se è il caso di spegnere i faretti. Vediamo, no, spara troppo, lasciamo i faretti accesi, scusate per la prova in corso d'opera. Mi sto attrezzando per avere una luce migliore. Allora, parlavamo, dicevamo, dell'autonomia, autonomia a favore di Apple e devo dire un favore anche abbastanza di un 20-30% di autonomia maggiore per quanto riguarda Apple. Io l'ho acceso stamattina, gli ho lasciato fare tutte le sue cose. Ho letto due notifiche e quant'altro ed è fermo lì al 100%. Con l'Edge, sì, ho fatto un paio di telefonate in più e poco altro e siamo all'84%. E qui è proprio un discorso di gestione completamente diversa del sistema operativo. Andiamo a sentire come si comporta nella parte telefonica. Andiamo su entrambi nel tastierino. Sentiamo prima iPhone come va in chiamata. Delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 103. Come sentite, un audio davvero molto buono sia in capsula che in viva voce. Sentiamo come si comporta l'S6 Edge Plus. Opzioni, digita 1. Per proseguire sul 133, digita 2. Ma devo dire che è abbastanza buono, però mi sembra un pochettino più pulita la voce su iPhone. Devo dire che poi sinceramente in chiamata la voce è comunque buona, una ricezione abbastanza simile, come vedete entrambi sono con 3, sono entrambi con due tacche in questo momento, dovrebbero essere entrambi su base 5 tacche. Io sinceramente non ho avuto problemi di ricezione né con uno né con l'altro. Devo dire che si sono comportati bene negli stessi posti. Ok, andiamo ora a sentire la musica. Eccoci ora alla prova musicale. Sentiamo qualche secondo del brano su iPhone. Sentiamo lo stesso pezzo su Samsung. Ok, andiamo un pochettino più avanti. Era intorno a 40. 41. Ah, ok, ci siamo, sentiamo. Un bel suono equilibrato anche se non potentissimo. Sentiamo Samsung. Allora, il suono sembra leggermente più pulito su iPhone, ma un po' più caldo, diciamo, e potente su Samsung. Devo dire che si sentono, hanno entrambi veramente un buonissimo audio, però dal mio punto di vista diciamo che ha una maggior potenza e diciamo bassi più pompati Samsung e una maggior pulizia iPhone. Aspetto di sentire le vostre opinioni. Eccoci qua, vediamo un po' come si comporta col nero. Beh, neanche a dirlo, prerogativa del Super AMOLED sono i colori abbastanza saturi, neri profondi e come possiamo vedere, sinceramente non c'è paragone.
proviamo a vedere dell'altro, volevo andare a vedere il cielo, qui e qui così. Sono abbastanza diversi. Qui comunque si nota anche una maggiore definizione per quanto riguarda, un maggior contrasto per quanto riguarda Samsung. Poi su quale sia il colore, insomma, più reale, penso che dovremmo essere sull'IPS, che è la realtà dei colori. Qui c'è molta saturazione. Poi qui vedete la casa addirittura è quasi arancione, qui invece ha dei colori molto più fedeli alla realtà. Volevo vedere dove è andato a finire quello delle palline, dovrebbe essere qui, eccolo qua. Intanto lo cerchiamo anche qui. Ok, e qua possiamo vedere il solito discorso. Se ci fate caso, qui il rosso non è proprio rosso alla stessa maniera. C'è da dire che è più brillante il display del Samsung. Per i miei gusti, dico la verità, lo preferisco. Però a livello, diciamo, fedeltà dei colori, insomma, non è proprio il massimo, se così vogliamo dire. Dov'è questa immagine qui? Ok, andiamo a prendere la solita immagine che utilizziamo per la definizione. Ok, ci allontaniamo. Anzi, eravamo già allontanati al massimo, scusate. Vediamo un po' com'è la definizione del Edge Plus, devo dire che si vede decisamente bene. Anche su iPhone comunque siamo a 401 ppi. E insomma, è difficile per l'occhio umano riuscire a vedere una differenza così minima. Allora, diamo un'occhiata ora al video, qui dove li ha messi i video, scusate, dove sono? Ci arriviamo, ok, è questo. Invece per quanto riguarda Samsung, il video è qui. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a farli partire assieme. Non penso. No, quasi. Vedere che i display sono completamente diversi. Colori più caldi e più saturi su Samsung, colori un po' più tenui su iPhone. E sono entrambi alla massima luminosità e non ho impostato luminosità automatica adattiva e quant'altro. Sentiamo un po' a livello volume. Anche le palle degli elicotteri si sentono bene, un suono ben distinto. Sentiamo Samsung. Sì, è un suono, è più carico come suono, dà l'impressione di essere più pieno. Ok, spostiamoci ora nella parte browser. Un secondo che ci arriviamo subito. Qui abbiamo Safari, qui dov'è che l'avevo messo il browser, eccolo qua. Qui stava già partendo Sky TG24, qui andiamo a richiamarlo. Abbiate un attimo di pazienza, che di là sto caricando le foto e i video, quindi magari ci vorrà un momentino prima che riusciamo ad avere una linea decente. Qui non ho capito cosa è successo. Boh, andiamo in versione classica. Versione classica, grazie. Eccoci qua. Ci è voluto qualche momento perché sto caricando di là delle cose, quindi ci è voluto un po'. Possiamo già vedere anche la differenza come tipo di bianco. Qui abbiamo un bianco più tendente, passatemi il termine, al giallo. Qui ho un bianco un pochettino più freddo. Guardate anche la differenza dei rossi. Qui il rosso tende sempre ad avere quella tendenza all'arancio, scusate la ripetizione. Vabbè, detto questo, poi abbiamo due tipi diversi di scrolling. Qui abbiamo questo scrolling controllato su Android, arriva prima a fine pagina. Non voglio dire che uno è meglio dell'altro, però è questione di abitudine. Vediamo il pinch to zoom, molto preciso, doppio tap. E devo dire che è molto molto rapido. Anche qua vediamo pinch to zoom, molto preciso anche qui.
doppio tap e doppio tap. Insomma, come a livello browser devo dire che sono entrambi molto validi. Poi vabbè, che io preferisca il fatto di avere uno scrolling veloce o meno, questa è una questione personale, però insomma c'è che dire, i browser sono entrambi di alto livello, per cui se dovessi dare una votazione comunque li metterei a pari. Ok, ora facciamo un salto e andiamo a vedere la parte ludica. Ok, eccoci qui. Tempi di avvio sono leggermente più veloci su iPhone, ma poca cosa, non sono differenze poi inquietanti. Ok, facciamone uno alla volta. Partiamo prima con S6 Edge Plus. Gli effetti grafici li ho messi al massimo come al solito. Abbiamo una buonissima fluidità, buono anche l'audio, giocabilità devo dire ottima. In questo tratto non si notano perdite di frame. Che dire, ottima giocabilità. Vediamo un po' come si comporta iPhone. Ok, anche qui effetti grafici al massimo. Ho notato che rispetto alla versione di Android c'è qualche effettino in più, tipo le fiamme oppure quando c'è un incidente. Però non so se questo porti ogni tanto a vedere qualche leggerissima perdita di frame, perché l'ho notato anche giocando un pochettino più a lungo. Forse questa esasperazione degli effetti grafici ogni tanto, però comunque parliamo di poca cosa, non stiamo parlando di scatti repentini o che ci impediscono di giocare, tutt'altro. Però è una cosa che ho notato ogni tanto, qualche piccolissima perdita di frame. Però vabbè, insomma, ribadisco, stiamo comunque parlando di eccellenza e tutto. Allora, devo dire che sono veramente due terminali molto interessanti. Anche qui però dalla prova potete notare com'è calata la batteria dell'S6 Edge Plus rispetto a quella dell'iPhone. Ribadisco, dal punto di vista autonomia, iPhone garantisce qualche, diciamo almeno una se non due ore in più di autonomia. Adesso non sono stato lì a fare proprio il conto preciso, anche perché le abbiamo utilizzate io ho utilizzato più iPhone e Lucio ha utilizzato più 6 Edge Plus, poi ce li siamo palleggiati. Insomma, ci diamo una mano quando facciamo le prove, perché altrimenti si fa un po' fatica. Comunque devo dire, per l'autonomia preferibile iPhone, per tante altre cose poi è una questione di gusti. A me lo schermo ad esempio piace moltissimo questo di Samsung, però è una questione di gusti. Dove secondo me invece a questo punto iPhone non è più il punto di riferimento è la parte fotografica. Samsung ha fatto veramente un ottimo lavoro. Ribadisco, Samsung ha la miglior stabilizzazione nei video, però stiamo comunque parlando di poca cosa, non è che su Samsung si notino scatti poi così visibili. Però per quanto riguarda le foto, a mio modo di vedere, e non solo, iPhone adesso si ritrova a rincorrere Samsung. Comunque vabbè, poi dopo alla fine la scelta di uno o dell'altro dipende anche molto dalla scelta se vi piace di più un sistema operativo, se vi piace di più l'altro, che tipo di esigenze avete. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.